In bottega l'anno prossimo mi piacerebbe sviluppare un progetto che ruota intorno a una delle più incredibili beffe della storia dell'arte di sempre, che è quella delle teste false di Modigliani ritrovate nell'84 in un canale di Livorno. E in questo contest la cosa che ti serve per, diciamo, la richiesta qual è? Per questo contest abbiamo pensato che poteva essere interessante, visto che il progetto del film è tutto ambientato nel 1984, ma il personaggio di fondo è sempre l'ombra, il fantasma di Modigliani, raccontare in un prologo, in un cortometraggio di un massimo, diciamo, di due cartelle, la vita di Modigliani. E per chi il soggetto migliore, chi vince il contest, otterrà una borsa di studio appunto per il 2015 per lavorare in bottega e sviluppare insieme a me questo progetto e altri docenti e autori altri. Il soggetto che cos'è che non deve mancare dentro il soggetto? Ovviamente il soggetto, nel soggetto, ovvero quindi nel corto su Modigliani non potrà mancare la messa in scena della leggenda, appunto, nel momento in cui Modigliani, preso dalla frustrazione e dall'ira, butta dal ponte, avrebbe buttato dal ponte queste famose teste. E come suggerimento, no, per chi deve scrivere, cosa ti senti di dire? Cioè, che tipo di storie ti servono? Cioè, che tipo di racconto ti serve? Mi servono dei bei racconti, cercherei di non mettere troppi paletti, almeno al momento, perché già l'idea di scrivere in due cartelle la vita di un grande artista mi sembra già abbastanza complesso. Quindi, boh, siete liberi, sentitevi liberi di dar sfogo alla vostra creatività. Ok.